esercizio fondamentalmente è un esercizio di simulazione iniziale di perdita d'aderenza dell'asse anteriore della vettura e con ovviamente il successivo controllo. Noi lo utilizziamo questa pista circolare, coadiuvati da questa resina molto scivolosa, che portando una prima sterzata importante verso l'interno di questa curva, la macchina va proprio a perdere l'aderenza sulle ruote anteriori e noi quindi andremo a regolarla lavorando sul gas, quindi alleggerendo gas o in caso di velocità ancora più eccessiva frenando e andando ad alleggerire quello che è lo sterzo per prendere la direzionalità della vettura. Ma è stata una cosa molto importante perché insomma sono situazioni che possono succedere anche con le proprie macchine. Penso che sia giusto capire e conoscere i comportamenti della propria macchina in situazioni di emergenza. È andata molto bene, ci siamo divertiti e penso che, cioè, spero che non serva, però può essere utile. Questa è veramente bella, eh? No, bello, bellissimo. Un pochettino sì, perché è come gestire la macchina in queste situazioni, perché normalmente capiscono. Capitano raramente, sì. Fortunatamente. E qua puoi avere, non so, 20 nel 5 minuti, quindi sì. Sì, assolutamente, anche perché uno spera sempre di non provarlo mai, ma quando hai la possibilità di farlo tante volte riesci a capire meglio come reagire.